acquisto. Grazie, la Val d'Aosta che oggi è giornata delicata. Vai. Il Castelmaggio, dai via. Ferma lì. Così. Il ruolo che voglio che l'Italia riprenda in Europa, non ultimi, ma primi, fra i primi. E poi, siccome i giornalisti vogliono farci litigare all'interno di questo governo, che io penso farà tante cose, non voglio togliere spazio al mio collega Luigi Di Maio, che più approfonditamente di me potrà intervenire, ci tendo solo a testimoniare, ripeto, avrei dovuto fermarmi al Ministero, ma ci tenevo troppo a essere insieme a voi, perché molti di voi li conosco da anni, li conosco sui territori, li conosco nelle strade, li conosco nelle aziende. Vi voglio testimoniare che senza promesse facili o bacchette magiche faremo tutto per aiutare i piccoli, perché negli ultimi anni si è fatto tanto per i grandi. E noi vedremo di invertire questa tendenza. C'erano... Anche perché sia il sistema del credito che il sistema politico spesso e volentieri aiutavano chi non aveva bisogno. E quindi vedremo di provare a rimettere in circolo linfa vitale tagliando un po' di burocrazia che porta via il tempo che invece servirebbe a seguire i clienti e riducendo un carico fiscale che è impossibile da gestire. Quindi in bocca al lupo, abbiate tutta la mia vicinanza e il nostro supporto. E per evitare che i giornalisti dicano che non andiamo d'accordo, lascio al Presidente il microfono, poi a Luigi Di Maio, visto che è una sua competenza, a Milan se deis ufele falto mestè, che significa che il pasticcere faccia il pasticcere, quindi è questa la regola che voglio tenere ben salda nel cuore. Quindi stateci vicini, perché non ci sarà niente di facile, però ripeto, se fino a ieri si faceva tutto o quasi tutto per coloro che spesso non ne avevano bisogno, vedremo di rimettere in cima quella che è la spina dorsale economica italiana e sono le migliaia, anzi milioni di piccole e piccolissime imprese. Grazie a tutti, buon lavoro e viva gli artigiani italiani che difenderemo con ogni mezzo. Grazie per la fiducia.